Buongiorno Sindaca, Simone Canettieri del Messaggero. Visto che presentiamo questa nuova linea del tram, le volevo chiedere, visto che comunque il tram sarà gestito da ATAC, quali sensazioni e quali percezioni ha del concordato preventivo che il Comune ha depositato, ATAC ha depositato in Tribunale, quindi dobbiamo dedurre, questa è la domanda, che il concordato andrà bene. Speriamo di sì, direi di sì. No? Ma direi che i presupposti ci sono tutti, però questo poi è tema di un'altra conferenza. Invece io direi di concentrarci di più sul tema che oggi ci vede tutti qui, che è quello di questa nuova linea. Peraltro c'è un dato che io vorrei fosse colto, che è proprio quello di come questa città può cambiare attraverso una nuova concezione della mobilità. Ora, noi abbiamo presentato, come si diceva prima, un piccolo tratto che è 1,5 km, che però consente di connettersi a una rete già esistente e di fatto determina la nascita di una nuova linea che consente un percorso molto più lungo di 1,5 km, perché appunto mette in contatto due punti assai lontani. Allora, vede, io credo che il dato da cogliere qui sia il fatto che un'amministrazione, peraltro in alcuni casi insieme anche ai cittadini, come si diceva col PUMS, sta cercando di ricucire tutta una serie di infrastrutture in parte esistenti, in parte appunto che debbono essere realizzate, cercando di ottenere veramente il massimo sforzo, il massimo risultato possibile, talvolta anche concentrando gli sforzi. E questo è, direi, un dato estremamente positivo in una situazione di arretratezza, permettetemi di dire, dei trasporti su ferro nel quale ci siamo trovati quando siamo entrati. Questo è, come dire, per noi veramente l'inizio di una rivoluzione. Vorrei che questo dato fosse colto. Insomma, direi che è abbastanza importante. Non ho neanche aperto il microfono, ma si sente lo stesso.